Annunciate a tutto il mondo che è giunto a noi il giorno della festa per il Signor. Laudate, 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 alabada Dios, canta dal Señor, y toca los instrumentos para el nuevo mes, pues es día de fiesta de nuestro Dios. Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Prions. Seigneur dont l'amour est tout puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce-nous quand nous t'implorons pour tes serviteurs éprouvés par la maladie, fais qu'ils retrouvent la santé et qu'ils puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles, par Jésus le Christ, notre Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père,
Il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » In quel tempo, Gesù, sapendo che era venuta l'ora di passare da questo mondo al Padre, disse ai Suoi discepoli, «Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della verità. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». Ci ha rivelato un messaggio di tenerezza, la sua parola ci libera e ci salva. Chers frères et sœurs, dans quelques instants, le Seigneur va passer au milieu de nous. Cette hostie, c'est sa présence réelle. C'est sa présence sacrificielle. Il a donné sa vie pour moi. Et s'il s'est fait nourriture, c'est pour que sa présence vienne en nous et nous transforme du dedans. Jésus passe au milieu de nous, comme il passait en Palestine, de village en village, apportant sa bénédiction et son salut. En regardant cette hostie, dont les apparences extérieures sont si simples, si sobres, regardons à travers ce signe qui est le sacrement de sa présence, Jésus lui-même qui vient nous bénir, qui vient nous rejoindre là où nous en sommes, dans nos pauvretés, dans nos maladies. Il vient nous apporter ce dont nous avons besoin, la présence de Dieu. Accueillons-le avec confiance, avec désir, et accueillons à travers l'hostie le corps même de Jésus. Disposons-nous dans toutes les dimensions de notre cœur à vivre de cette présence. Dieu ne nous oublie jamais. Dieu nous considère toujours avec une infinie dignité. Sa présence veut nous renouveler, nous convertir pour nous acheminer jusqu'à lui. Accueillons Jésus.
Si nous le pouvons, nous nous mettons à genoux pour adorer en silence le Seigneur Jésus présent au milieu de nous. Se possibile, ci inginocchiamo per adorare in silenzio il Signore Gesù presente in mezzo a noi. Jésus, notre chemin, adorable Seigneur. Jésus, notre vérité, adorable Seigneur. Jésus, notre vie, adorable Seigneur. Jésus, nostro cammino, Gesù, nostra verità, adoramus se. Gesù, nostra vita, adoramus se. Jesus, away, adoramus se. Jesus, all truth, adoramus. Jesús, nuestro camino, adoramos te. Jesús, nuestra verdad, adoramos te. Jesús, nuestra vida, adoramos te. Parole de Dieu pour tout homme, bénédicimus te. Parole de Dieu qui contient tout, bénédicimus te. Parole de Dieu qui nous éclaire, bénédicimus te. Parole di Dio per ogni uomo, bénédicimus te. Parole di Dio che contiene tutto, bénédicimus te. Parole di Dio che ci illumini, von Gottes für alle Menschen, benedictus te. Von Gottes, das alles enthält, benedictus te. Von Gottes, das uns erleuchtet, benedictus te. Vor wahrer Worte Menschheit, benedictus te. Vor wahrer Worte alles umbat, benedictus te. Dat ons verliegt, benedictus te. Pain de l'unité, adoramus te. Pain de la charité, adoramus te. Pain du partage, carità, adoramus te. Pane della condivisione, adoramus te.
la croix pour tous les hommes. De ton côté ouvert, on jaillit le sang et l'eau. Sois notre viatique au passage de la mort, bon et miséricordieux. Sono scorgati sangue e acqua. Sii nostro compagno nel passaggio verso la morte. O Gesù buono e misericordioso. Thank you.
panem de celo praestisisti eis. Omne necamentum in se amente. Oremus. Deus, quid nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis jubiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Seigneur, guéris-nous. Signore, guariscici. Signore, guariscici. De tout péché, délivre-nous, Seigneur. Da ogni sofferenza liberaci, Signore. Liberaci, Signore. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous. Signore, guariscici. Signore, guariscici.
de tout péché, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Ogni sofferenza liberaci, Signore. Liberaci, Signore. magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Buonasera a tutti, ci prepariamo alla recita del Rosario e per non essere disturbati durante la preghiera vi invito a controllare se il proprio telefono cellulare è stato spento. Dategli un'occhiata. Vi ricordo inoltre che la prima parte del Padre Nostro, dell'Ave Maria e del Gloria al Padre è recitata da noi qui dal microfono, mentre la seconda parte, la risposta, cercheremo di recitarla tutti assieme. Dico sempre che la prima parte è sicuro che la iniziamo assieme. La seconda parte inizieremo sicuramente assieme, come dicevo, ma non è detto che finiamo assieme. Sapete perché? Perché basta distrarsi un attimino nella preghiera, e può capitare, basta cominciare ad andare un po' più di corsa, un po' più piano, si alza un po' la voce, e questo cosa provoca? Gli amen, amen, amen. Non è peccato mortale, però non è bello. Perché? Perché siamo qui tutti assieme per pregare insieme, quindi vogliamo veramente formare una sola voce. Siete d'accordo? E allora cosa dobbiamo fare? Qual è la... Bisogna andare. Innanzitutto ascoltarsi, quindi andare piano, senza correre, non alzare la voce, cercare veramente di ascoltarci e vedrete che riusciremo a dire tutti allo stesso tempo amen. Ci proviamo? Benissimo. Anche perché voi sapete che fra qualche minuto, grazie a TV2000, solamente dall'Italia, ci dicono, solamente dall'Italia, che ci sono anche gli altri paesi, si collegano con noi oltre 2 milioni di persone. Forse l'avete fatto anche voi o lo fate anche voi. E quindi siamo un po' corresponsabili di questa preghiera, di questo popolo di Dio che attraverso la televisione si collega con Lourdes. E credo che anche voi, quando vi siete collegati e vi collegate, è per pregare, giusto? E quindi adesso siamo noi i responsabili di questa preghiera, siamo noi a guidarla. Anche perché vogliamo fare un po' quell'esperienza che ha fatto Bernadette durante le 18 apparizioni.